Sì, la leggenda del gatto chitarrista inizia all'interno di un'immensa biblioteca. Non è però una biblioteca come tutte le altre, è la leggendaria biblioteca di Alessandria d'Egitto. Curiosamente, per tanti anni ho studiato musica proprio in una città che si chiama Alessandria, ma è un altro luogo molto meno leggendario che è in Italia e non in Egitto. La biblioteca di Alessandria, quella vera, viene distrutta in un incendio nell'antichità e lì abbiamo perso tutto il sapere degli antichi. Per quel poco che ancora ne conosciamo, possiamo solo intuire l'immensità e la grandezza di quella sapienza che lì era custodita. L'abbiamo persa per sempre? No, perché con l'immaginazione, seguendo questo racconto, possiamo tornare là, tra le voci dei tanti viaggiatori che hanno visitato lungo i secoli questa immensa biblioteca. Ovviamente la nostra biblioteca, quella del gatto chitarrista, non è in Egitto, non è in nessuna nazione della terra. La biblioteca è dentro di te ed è facilissimo perdersi tra i suoi corridoi e vedrai come ci si diverte.